si rimane in piedi anche se tu non ci credi. Dimmi. Serena, guarda che è inutile, Filippo è andato via. È andato via così senza dire niente. Come se io non contassi nulla. Non tornerà, vero Teresa? Non lo so, Serena. Cosa vuoi sapere? Questi lacrimoni sono per il principe Filippo. Ma tu ti rendi conto che è scomparso? Neanche una mail, un messaggio, niente. Ma mi si sta male? Dai, Sire. Pensa che aveva bisogno di una pausa. Da tutti. E se l'è presa. Una scelta va rispettata. Soprattutto da quel mostro di suo padre. Che non sta facendo praticamente niente per cercarlo. Bella, ciao, scusami. Io volevo sapere se tu avevi notizie di Filippo. Mi dispiace, credimi, se avessi avuto sue notizie te l'avrei detto subito. Cosa vuoi di questo amore? Anche se non respiro e non mi vedo più in un giorno qualunque dove non ci sei tu. Con tante cose che c'erano sulla lista, tu dovevi scegliere proprio la maratona di New York. E poi io ci tengo a fare questa maratona. Non è un po' troppo faticosa nelle tue condizioni? Sì, però proprio per questo voglio farla. È l'inizio di una vita nuova. Ma io come ho fatto a non pensarci? Vieni a New York a fare la maratona! Quello che dico io, dove ogni tuo volevo informarla che forse so dove si trova Filippo. Mi stia a sentire, è Filippo che ha deciso di andarsene, di far sparire le sue tracce. L'unica cosa certa è che lui non vuole farsi trovare. Se ne faccia una ragione. Si confonde con me. Forse serve un po' di tempo. Credo. La vita è un'altra, me lo devo togliere dalla testa. Lo sai, io non sono brava con le parole. Quelle che vorrei dire mi restano sempre in gola. Ma questo silenzio mi fa troppo male. Mi manchi, Filippo. Non faccio che pensare a te. Mi chiedo dove sei, come stai, cosa provi ora che sei lontano. Ma ti ricordi quanto siamo stati bene insieme? Non ci sembrava vero di esserci trovati. Io non lo so se hai iniziato una nuova vita lì dove sei adesso. A me basterebbe incontrarti anche solo una volta e guardarti negli occhi per capire se davvero ho perso l'unico uomo che ho veramente amato. L'unico che amerò sempre. Spero, penso e sento. Voglio essere importante. La sua ex ragazza? Serena? No, e non ho in questo momento neanche intenzione di dirlo. Per la gente, anche se non respiro e non mi vedo più in un giorno qualunque dove non ci sei tu, anche se aspetto. Greta, io sono venuta qua per parlare. Volevo chiederti se lo ami ancora. I miei sentimenti per te sono una cosa molto più grande. Niente da dire. Marina Giordani, abbiamo visto adesso tutto il futuro. Stava scendendo da Cosa Nostra. È venuto a dirmi che Filippo è mio. Io non ho nessuna intenzione di andare a New York. Cioè, non lo vai a cercare? Ma io mi sono scocciata di sognare. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno. Di che cosa hai paura? Vuoi la verità? Io ho paura di arrivare fin qui e di scoprire che
Filippo, di me non te ne frega più nulla. E va bene, il rischio c'è. Ma per non correrlo vuoi passare il resto dei tuoi giorni a vivere di rimpianti, di sé, di ma. Questi sono i miei soldi, adesso li prendi e ti vai a comprare questo benedetto biglietto per New York, forza! Ah, questi sono i miei soldi, non li toccare mai più, capito? Questi sono per l'università, sono per il mio futuro! Ma il tuo futuro è Filippo, sì! Hai presi tu i soldi di Serena? Sì, sì. A questo incrocio dimmi dove si va con un passo in più. Tu che forse un po' hai scelto di già di non amarmi più. È come quadri appesi, leve senza pesi che non vivono. Come quando c'era una vita intera, due che si amano. E salgo ancora in alto perché è lì che c'eri tu. Ma ora serve il coraggio per me. Fai questo viaggio. Le cose che perdi, Serena, non le ritrovi. Sai qual è la cosa che mi fa più rabbia? Non c'è niente che resiste. E con tutta la mia saggezza quando insiste, perché so ho avuto bisogno di un'altra persona per capire quello che voglio fare. Mai, che non passerà. Non passerà, non mi passerà. E ti prepari per la partenza. Sorella, allora va. Allora adesso confesso, New York stiamo arrivando. Ah. Andare. Sì, ma lo faccio domani. Solo senza te e senza i tuoi sorrisi e tutti i giorni spesi oggi che non c'è. Emanuele ti aveva promesso che mi avrebbe accompagnato a comprare la valigia, quindi allora ti prego, mi accompagni. Se vuoi ti accompagno io. Perché so che tu non passerai mai, e che non passerà, non passerà, non mi passerai, non passerà. E quanto amore mancherà, e troppo rumore in un giorno che non va. C'è Tommaso. Hai ragione tu, Sere. Basta bugie. Tu sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Io sono innamorata di Filippo. Ti sei mai chiesta che cosa prova lui per te? Spero davvero tu possa trovare Filippo.